intanto bisogna avere il coraggio di dire che con il sistema contributivo uno non prende quanto ha versato. È una balla colossale. Io sento purtroppo i difensori del contributivo, come anche l'ex ministro Fornero, fortunatamente ex ministro, che continua a dire finalmente c'è equità perché uno prende quanto è versato. Non è vero, il nostro sistema solidaristico significa che l'indice di conversione, non entriamo nel tecnicismo, non fa ritornare al lavoratore i soldi che ha versato, ma di meno di quanto ha versato. E questo è il primo passaggio, quindi dovremmo affrontare prima o poi questo problema. Seconda cosa, anch'io sono contrarissimo, ma l'ho anche testimoniato nell'attività anche della Lega in commissione lavoro di cui faccio parte, a sistemi di pensione anticipata, poi tra virgolette anticipata, perché allo stato attuale con la riforma Fornero un lavoratore dovrebbe andare a pensione in regime a 70 anni. Cioè voi pensate il muratore che va sul tetto a 70 anni, che bel lavoro fa e che diciamo rischio questo per se stesso. Ma detto questo, quindi non la chiamerei anticipata, chiamerei pensione. Vogliono fare una penalizzazione per le pensioni normali di un paese civile quando una persona dovrebbe accedere ai benefici. Concluda l'intervento per Speranza. Dunque, la penalizzazione la escludiamo assolutamente come il prestito anticipato che dopo bisogna riversare. Bisogna avere il coraggio di rivedere l'età, per esempio di reinserire le quote, pensare a una quota 100, a una quota 99, per far andare le pensioni. Cioè tra la proprietà e i contributi versati, età di contributi ed età anagrafica, arrivare a quota 99 e quota 100 per permettere alle persone di andare in pensione. Questo, oltretutto, sarebbe anche lungimirante dal punto di vista occupazionale, perché anche un bambino può capire che in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa la riforma delle pensioni Fornero non solo ha creato il dramma degli esodati, ha penalizzato chi va ad andare in pensione, ma ha contribuito in modo determinante a creare la disoccupazione giovanile perché ha impedito il ricambio generazionale. Roberto.